Buon pomeriggio, fratelli e sorelle, eccoci qua. Spero che tutti state bene, parlo spiritualmente, poi sono sicuro che tutti avete più o meno delle prove, delle situazioni difficili da superare, infermità, malattie. Ho visto pochissime, se non zero richieste, forse molti richieste di preghiera, forse molti sono un po' scettici. Di questo un attimo volevo parlare. Perché noi, per esempio, noi vediamo che in Atti degli Apostoli, in Atti 19, dal versetto 10 al 12, se lo andate a leggere, dice che i credenti avevano il grembiule di Paolo, che li mettevano sui malati e questi guarivano. Quindi Paolo non era fisicamente lì presente, ma questi credenti avevano fede, ovviamente non nel grembiule, la fede era in Dio. Siccome il grembiule era di un ministro di Dio, ecco, la fede, secondo la fede viene fatta, no? Come ci ha detto. Quindi Paolo non era lì per forza presente. Pensiamo un po' ai Vangeli, alle epistole che noi leggiamo, no? Ancora oggi i discepoli come si evangelizzano, no? Perché loro sulle epistole, se le leggiamo, sono strumenti, lettere di evangelizzazione. Certo, raccontano dei trascorsi, delle testimonianze, però sono anche evangelizzazione, no? Tante volte uno legge un passo e riceve qualcosa. Quindi, anche se noi non conosciamo e non abbiamo contatto con i discepoli, le loro lettere, ancora evangelizzano. Quindi, similmente, qualcuno non potrà partecipare sicuramente in questo pomeriggio a questa cosa qui, a questa Santa Cena, però se ascolta l'audio in un secondo momento, che ne so, stasera, domani o dopodomani, è lo stesso, cioè, anche se io non sono fisicamente presente, i miracoli diciamo, sono da parte di Dio. Le cose che si ricevono non si ricevono personalmente da un uomo, ma si ricevono da Dio. Ecco, quando predicavano i discepoli, le folle, mentre ascoltavano, credevano a quel che loro annunziavano. Quindi c'è chi guariva, c'è chi salvava, c'è chi riceveva lo Spirito Santo in quel momento, c'è chi magari riceveva altre cose. Quindi similmente, se uno quando ascolta crede a quello che gli viene annunciato, perché qua è la parola di Dio che stiamo annunciando, è lo stesso, perché il mezzo è il nostro cuore. Poi dove Gesù ha detto che dove due o tre sono riuniti, lui è sempre nel mezzo a loro. Quindi noi anche qui, anche se siamo a distanza, ripeto, nel mondo dello spirito, scusate, non c'è distanza. Gesù è onnipresente, in virtù della sua onnipotenza, della sua onnipresenza, onnivegente, tutto. Lui è presente qui con me, lì con te, lì con voi. E quindi le persone, quando c'erano un problema o qualcuno era malato, andavano da Gesù, no? Quindi noi sappiamo che Gesù è vivo. Noi quando ci riuniamo è come se noi andiamo e facciamo delle richieste, portiamo delle richieste al Signore, è come se noi andiamo da Gesù. È uno che rispondeva alle richieste, quindi Gesù passa in mezzo a noi, fratelli, perché in virtù del fatto che siamo credenti, riuniti nel suo nome. Quindi, fratelli, preparate le vostre richieste. Ecco, preparate le vostre richieste da fare al Signore. D'accordo? Il Signore è lo stesso ieri, oggi e domani. Gesù è vivo, è presente. E quindi, certamente le cose dal vivo uno può guardarsi in faccia, certo, ma è sempre meglio, io stesso preferisco sempre le cose dal vivo. E però il Signore da tempo, insomma, non solo a me, mi ha fatto capire che anche qui spiritualmente Lui opera. E infatti posso testimoniare di aver visto delle situazioni miracolose nel tempo, nel mio piccolo, parlando di guarigioni, liberazioni, per telefono, anche dal vivo, ma anche per telefono. Questo perché? Perché il mezzo non è il fratello Giuseppe o chi sta, diciamo, al mio posto in questo momento, in questo contesto, ma il mezzo è la vostra fede, fratelli. Quando Gesù guariva qualcuno, lo guidava sempre alla fede, poi diceva: la tua fede ti ha guarito, la tua fede ti ha salvato, la tua fede, la tua fede. Quindi ci vuole la fede, fratelli. Quindi
Lo scetticismo e incredulità, quel che è impossibile a noi che siamo distanti, a Dio è possibile, fratelli. Quindi vedete che nel Vangelo portavano gli ammalati, c'erano quelli lì che si arrampicarono sul tetto per portare questo qui sul lettuccio per calarlo poi dal tetto, perché non si poteva entrare, c'era troppa gente. Quindi vedete che fede avevano queste persone. I parenti, per esempio, di Tabità, quando è morta, sono andato a chiamare a Pietro. Lo scopo non era di fargli fare il funerale, lo scopo è che loro credevano che poteva risuscitare Tabitha, infatti poi viene risuscitata. Lo stesso Lazzaro, la sorella di Lazzaro, Maria, o Marta, mi pare Maria, quando Gesù gli dice, no, che risusciterà l'ultimo giorno, lei non era, sì, soffriva per la perdita del fratello, però era consolata dal fatto che, sai, l'avrebbe rivisto nell'ultimo giorno, quindi. Parlando della risurrezione, vedete la fede come è autentica, non grande fede, no? Perché Gesù parlava di fede piccola come un granello di senape, niente ti sarà impossibile. Quindi la grande fede è quella che c'è al Signore. Noi col granello di senape Gesù dice niente ti sarà impossibile. Quindi anche se noi siamo distanti, fratelli, e avete delle richieste, noi siamo riuniti qui. Sempre per Gesù, nello spirito noi siamo uniti, siamo vicini. Tutto il corpo di Cristo, quello mondiale, no? Noi anche è tutto mondiale, cioè ci sono credenti sparsi in tutto il mondo, ma nello spirito facciamo uno stesso corpo, una sola famiglia. D'accordo? Poi tante sono le membra del corpo, no? Però nello spirito siamo un solo corpo, non migliaia di corpi. Migliaia di membra, ma formiamo tutti un unico corpo, quindi nello spirito siamo uniti, siamo collegati, fratelli. Amen. Quindi Gesù è in mezzo a noi. Gesù è in mezzo a noi, fratelli. Chi crede in Lui, voi sapete, riceve il sigillo della salvezza, riceve lo Spirito Santo, riceve il perdono dei peccati, riceve la guarigione dalle malattie. Riceve liberazione, se c'è qualcuno che deve ricevere pace, che ha bisogno di pace, riceve pace. Gesù è con noi, fratelli, è in mezzo a noi. Preparate le vostre richieste al Signore e abbiate fede. Amen. Quindi oggi ho detto che avremo fatto la Santa Cena e quindi. Gesù dice, no, fate questo in memoria di me. Lui spiegava ai discepoli all'ultima cena che questo pane che lui spezzava era simbolicamente un po' il suo corpo, che era offerto, che è stato spezzato, offerto in sacrificio per noi, per il perdono dei peccati, così anche poi il suo sangue era un po', diciamo, quella cosa con cui c'è il nuovo patto che Dio fa con l'uomo e la firma, e diciamo, è fatta col sangue di Gesù. C'è il sangue versato, sangue versato da lui sulla croce, era sempre per purificarci dai nostri peccati, fratelli. Perché quando Gesù, sai, c'è chi abbia visto il film della Passione di Cristo, no? Adesso faranno anche il continuo, mi sa, ben venga. E penso che l'avete visto tutti questo film, tutti abbiamo visto che erano delle cose molto crude da vedere, no? Eppure nel film Gesù, l'attore era quello che l'attore che impersonificava Gesù, anche dopo tutte quelle cose era sempre riconoscibile. Invece Gesù nei profeti dice che era irriconoscibile. Gesù quindi era irriconoscibile, quindi quel film non rende l'idea. E quelli, no, quelle frustrate, quei chiodi, fratelli, quello che è dovuto passare, no? Erano i nostri. Ogni volta che noi, no, rifiutiamo di perdonare qualcuno, ogni volta che noi abbiamo fatto male a qualcuno. Quindi comunque chi è in Cristo è una nuova creatura, però è per sensibilizzare il gesto che Gesù ha fatto, perché la Santa Cena, che cos'è? I discepoli la facevano ogni giorno, Atti 2, 44, 46, i discepoli andavano di casa in casa, si riunivano ogni giorno con le persone che loro avevano raggiunto attraverso l'evangelizzazione, Atti 2, 44, 46, ogni giorno si riunivano e spezzavano il pane nelle case. Quindi è una cosa in memoria di Gesù, è una cosa in memoria sua.
Quindi noi per questo commemoriamo, no, il Signore Gesù Cristo, ma noi portiamo Gesù Cristo sempre nel nostro cuore. Gesù è sempre nel nostro cuore, fratelli. Dobbiamo sempre focalizzare Lui, anche in questa situazione dove magari qualcuno adesso che non si è esposto nel fare la richiesta di preghiera, però chiederà al Signore. Ecco, devi solo aver fede. Gesù ha detto che se hai fede vedrai la gloria di Dio. Niente è impossibile per chi crede. D'accordo, fratelli? Quindi fate le vostre richieste al Signore e fatele con fede. Io so che c'è qualcuno che ha bisogno di ricevere pace, so che altri magari sono titubanti o non ho lo Spirito Santo. Quindi chiedete lo Spirito Santo, fratelli, che arriva. Gesù è Lui che battezza con lo Spirito Santo, Gesù è Lui che guarisce, Gesù è Lui che salva, Gesù è Lui che libera. Noi siamo degli strumenti nelle sue mani. Io adesso che sto parlando qui sono soltanto uno strumento, sto annunciando la sua parola, sto annunciando la verità di Dio che è Cristo Gesù. E chi crede in Lui, ripeto, riceve la salvezza, la vita eterna, il perdono dei peccati, la guarigione delle malattie. C'è chi deve avere pace, riceve pace. Chi non ha gioia, ricevi adesso la gioia del Signore. Però trova la tua gioia nel Signore. Ed egli, come dice nel Salmo, appagherà i desideri del vostro cuore. Gloria a Dio, gloria a te, Signore. Prepara il cuore, Signore, fa che siano tutti limpidi. Fratelli, quando ci accostiamo alla Santa Cena, non c'è mai una motivazione per dire tu non puoi fare la Santa Cena. Certo, bisogna anche dire questo, che come dice Paolo ai Corinzi, state attenti quando fate la Santa Cena, cioè non la prendete alla leggera, perché ai Corinzi per esempio andavano lì perché si doveva mangiare o per altri motivi, c'era gente che aveva fame perché non poteva mangiare e andava, partecipava alle Sante Cene perché si poteva mangiare. Quindi Paolo lo spiega prima Corinzi, nei Corinzi questa cosa qui, e quindi avvertiva di fare la comunione in modo degno, no? Perché quando la facciamo in modo indegno, dice come un giudizio contro noi stessi. Per questo motivo, dice, molti fratelli sono ammalati, sono infermi, altri muoiono. Quindi non dico questo per mettervi paura, anzi, ma per con spirito di riflessione, guardiamo dentro il nostro cuore, che significa fare la comunione indegnamente. Mi viene in mente adesso Gesù quando dice, no, che chi ama padre e madre più di me non è degno di me. Ci sono tanti modi per essere indegni. Anche quando per esempio Gesù ci insegna il perdono e non perdoniamo, allora noi siamo indegni se noi prendiamo la Santa Cena sapendo nel cuore che dobbiamo perdonare e non lo facciamo. O se uno sta in una situazione, che ne so, sconveniente al Signore, no? Una situazione, che ne so, di adulterio o altre situazioni. Ci sono tanti modi. Per essere indegni, ecco, quindi quando ci accostiamo alla Santa Cena, Gesù, le porte sono sempre aperte, però ci invita a cambiare. Quindi se adesso c'è qualcuno che vi ha fatto il male, adesso è il momento per pregare per lui. Se c'è qualcuno che vi ha fatto il male, è il momento di perdonare, se non l'avete già fatto. E quindi è così via. Quindi assicuriamoci che il nostro cuore sia limpido, che non ci siano. Esaminiamo il nostro cuore, no? Perché noi sappiamo dentro di noi, no? Quando la coscienza ci giudica o quando non ci giudica. Paolo dice beato quando la coscienza non ti giudica, perché vuol dire che, capisci, vuol dire che stai limpio, il tuo cuore è limpido, non senza peccato, che so Gesù è senza peccato, però quando la coscienza non ti giudica vuol dire che insomma, stai camminando in Cristo. E amen, così sia per tutti. Allora, io qui ho pronto un po' di pane, un po' di vino, simbolo del corpo di Cristo e del sangue di Cristo che ci salva, che ci guarisce, che ci libera, fratelli. Gesù è qui con me, lì con voi, perché dovunque due o tre sono riuniti, Lui è in mezzo a noi. Matteo 18:20. Matteo 18:20, versetto 19, qualsiasi cosa chiederemo nel suo nome, ci sarà dato.
Quindi abbiate fede, fratelli, portate le vostre richieste al Signore, focalizzate il Signore, non fratello Giuseppe. Grazie Gesù che ci hai salvati, ci hai rinnovati, ci hai battezzati di Spirito Santo, ci hai dato potenza contro tutta la potenza del nemico. Ecco, dichiariamo qui oggi, ecco, dichiariamo, che cosa possiamo dichiarare? Dichiariamo quello che Dio ha fatto per tutti noi, che la morte è stata sconfitta, fratelli. Ogni malattia è stata distrutta. Ora però qualcuno dirà, ancora si muore, ancora ci sono le malattie. Certo, perché Gesù ha fatto una cosa prima spiritualmente. D'accordo? E quindi c'è il male nel mondo. Dio ha esteso questa grazia a tutti gli esseri umani. Poi però chi crede la riceve. Quindi chi rifiuta di credere o chi non crede, insomma, non può accedere a questa cosa. Ma ha accesso gratuito chi davvero crede. Quindi se voi credete davvero, fratelli, voi avete accesso gratuito a ogni benedizione del cielo, perché Paolo dice ai Efesini: voi siete eredi di ogni benedizione celeste. Ecco. E quindi, fratelli, abbiate solo fede. Tipo uno che andò da Gesù: puoi guarirmi? E lui disse: tu dici se puoi, io ti dico, se tu credi, tutto è possibile per chi crede. Tutto è possibile per chi crede, fratelli. Tutto è possibile. Amen. Amen. Gloria, gloria a te, Signore, per quello che hai fatto per noi. Allora, fratelli, mangiate il pane, corpo di Cristo, per il perdono dei nostri peccati, fratelli. Gesù è colui che ci giustifica, Gesù è colui che ci ha santificati, immolandosi Lui una volta per sempre. Lui è la Pasqua di Dio, la Pasqua ebraica che era simbolo della Pasqua che poi Dio avrebbe immolato, il Figlio Gesù Cristo, l'agnello sacrificale, fratelli, il propiziatorio, cioè colui che ha pagato al posto nostro. Gloria al nome del Signore. Questo vino è il suo sangue, fratelli. Con cui ha firmato il patto della nuova alleanza tra noi e Dio. Ho visto un versetto che avete messo nel gruppo, Giovanni 1,12, molto bello. C'è chi pensa di essere figlio di Dio perché conosce il nome di Dio, c'è chi pensa di essere figlio di Dio perché è di questa corrente religiosa o di quell'altra. Invece Gesù dice che chi crede in Lui ha il diritto, Dio gli ha dato il diritto di diventare figlio di Dio, cioè a quelli che appunto credono nel suo nome, quindi parliamo del nome di Gesù. Quindi gloria a te, Signore, grazie. Gloria a te, Signore, benedici questi fratelli che si sono uniti a noi, Signore, e tutti i fratelli che ascolteranno questo messaggio, che ascoltano, Signore, fa che ricevano ciò che hanno bisogno, c'è chi ha bisogno di pace, ricevete pace, Signore, fratelli, Gesù è qui in mezzo a noi, è qui con me, è qui con voi, è lì con voi, ricevete la sua pace, ricevete lo Spirito Santo, ricevete un guarigione, ricevete quello che vi chiedete, abbiate fede, non dubitate, perché chi dubita, come dice Giacomo, non può ricevere, perché il dubbio combatte la fede, fratelli. La fede è come totale fiducia in Gesù, no? Se davvero ci fidiamo di Lui. Oggi tanti, tanti credenti sono diversi dai credenti lì che portavano, no? Quando moriva uno dai discepoli, o quando uno era ammalato li portavano dai discepoli. Oggi non vedo queste cose, o se le vedo, si vedono lì dove c'è fede, fratelli. Ecco, se voi oggi siete andati con Gesù con fede, sei guarito, hai ricevuto lo Spirito Santo, hai ricevuto la pace,
hai ricevuto quello che hai chiesto. E perciò date gloria a Dio e annunziamo, annunziate, andate ad annunziare quello che il Signore ha fatto per voi, fratelli. Andate a testimoniare quello che il Signore fa per noi. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Aiutaci a essere conformi alla tua immagine, Signore, all'immagine di Dio. Il nostro cuore che sia ripieno di amore, che siamo rivestiti di amore e riempiti di Spirito Santo, Signore, per la tua gloria, affinché tu ci usi come strumenti. Amen, Signore, usa me, Signore. Gloria, gloria al nome del Signore. Grazie, Signore, per ogni cosa. Cari fratelli, ripeto per quelli che avete fatto in un secondo momento, farete in un secondo momento la Santa Cena. Non fatevi prendere dalle titubanze. Quel che è impossibile a noi, a Dio è possibile. Così come quando noi leggiamo il Vangelo dopo 2000 anni, ancora ci evangelizzano i discepoli. Infatti loro sono le fondamenta della Nuova Gerusalemme e noi costruiamo sopra queste fondamenta. E Paolo mette in guardia da come costruiamo in 1 Corinzi 3. Badate a voi stessi a come costruite. Fondamento è Cristo. Quindi da questo, da come costruiamo, dipende anche i nostri premi in cielo. Gloria a Dio, che il nome del Signore sia lodato in eterno, che sia benedetto e lodato in eterno. Fratelli, che il Signore vi benedica tutti, benedica le vostre famiglie, ci benedica e vi mando un forte abbraccio. Siamo qua a vostra disposizione, se volete potete scriverci, potete contattarci per qualsiasi cosa. Amen, che il Signore vi benedica.